Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare il bind della ricevente FRSky RX4R. Oltre al bind setteremo anche il failsafe. Accendiamo la Taranis e andiamo a pagina 2. In internal RF assicuriamoci che mod sia settato su D16. Dopo ci posizioniamo su BND e premiamo Enter. Scegliamo canale 1.8 telemetry on e sentirete questo suono. Premiamo il tasto failsafe della ricevente. Ora alimentiamo la ricevente collegando il cavo USB al flight controller. Quindi rilasciamo il tasto failsafe e clicchiamo Enter sulla Taranis. Ora scolleghiamo il cavo USB e lo ricolleghiamo. Come vedete il LED è diventato verde, questo significa che la ricevente è bindata. Con alcuni modelli non è possibile alimentare le riceventi tramite USB, in questo caso dovete collegare la batteria LiPo. Se dopo questa procedura avete solo il LED rosso lampeggiante, significa che c'è incompatibilità firmware tra radio e ricevente. In questo caso bisogna cambiare il firmware della RX4R, potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Settiamo il failsafe, per quanto riguarda i quadricotteri è il flight controller ad occuparsi della gestione del failsafe che andrà settato su Betaflight. In ogni caso per rimuovere l'allarme all'accensione della radio impostiamo no pulse. In questo modo quando si interromperà il collegamento radio-ricevitore non verranno più mandati segnali al flight controller che provvederà a disarmare i motori. Questo era il mio tutorial su come eseguire il bind della RX4R. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.